sottosegretario Badini con Palonieri apre all'Angelicum il convegno di studi sulla CED. Parla l'ammiraglio De Korten. Ha indetto la riunione il comitato milanese del Partito Liberale. E il segretario del partito, onorevole Malagodi, afferma che la CED lascerà all'Italia la sua fisionomia, pur essendo la prima base di una confederazione. Si mette a punto il carrello con cui John Strapp tenterà la massima velocità terrestre. 12 razzi provvedono alla propulsione del veicolo su una speciale pista fossato di 1500 metri. Strapp è colonnello delle forze aeree americane. Partito! Supererà i 677 all'ora. Cobb in auto aveva raggiunto i 648. Il fosso è pieno d'acqua. Lateralmente adesso corrono due rotaie. L'esperimento non è sportivo. Vuole assaggiare la resistenza dell'uomo all'attrito, alla velocità, al brusco arresto. Strapp deve sopportare una forza 22 volte maggiore di quella di gravità. È come se per 7 secondi pesasse 1800 kg. Sono liberato di un bel peso, dirà il felice arrivo. Non stentiamo a crederlo. A Cinecittà, il Rotary di Roma. Il Conte Giusti è tra i visitatori guidati da Marconi e da Delleani, direttore degli stabilimenti. Escursione all'antica Troia, qui risorta. Col dottor Pazzi, gli esponenti dell'industria romana osservano questa nuova industria per le sue proporzioni pesante. Quantunque il professor Bandini dimostri che qui non pesa nemmeno la pietra. Non rimarrà a lungo la villetta in questo cortile. Il vincitore del concorso GVM sta per arrivare, se la porterà via. Laura Adani estrae il numero fortunato, che viene allineato con gli altri, quindi si riscontra il buono corrispondente. Vincitrice, la signorina Serafini di Pesaro, che, accompagnata ora dal Duca Visconti di Modrone, visita la sua nuova casa. La sala di soggiorno ci converte al sistema delle case prefabbricate. Dolci nel tinello le sere d'autunno. Una casa a sorpresa, dove gli architetti Ghidini e Mozzoni, con l'arredamento moderno, hanno sfruttato ingegnosamente i tre vani. Il letto armadio è vegliato da una lampada favorevole ai sogni ad occhi aperti, ma anche in cucina la vincitrice sogna ad occhi aperti.